Buongiorno a tutti da Milano in Soppacchi, siamo qui a registrare questo video, ultimo video dell'anno. Siamo qui alla vigilia del Capodanno. Parliamo un po' in generale, Milan. E Milan arriva, ha chiuso in questo anno con una vittoria sabato sera 2-1 contro la Spal. Dopo un momento negativo del Milan, dicembre, quasi tutto dicembre senza segnare, tranne la vittoria contro il Parma e l'ultima vittoria che abbiamo fatto contro la Spal. Un brutto periodo da parte del Milan, eliminazione in Europa League, serie di pareggi, sconfitte, abbiamo perso il quarto posto, ora siamo lì dietro, quinti a meno un punto. Io che devo dire, cosa mi aspetto dal nuovo anno? Spero nuovi rinforzi, già sappiamo Paquetà che arriverà. Spero un Milan diverso, un Milan con carattere diverso. Si parlava di Gattuso in discussione, ma per me qua le coppe non sono di Gattuso, che pura mentalità. L'eliminazione, sicuramente è costata l'eliminazione dell'Europa League, come siamo stati eliminati, sì che quella partita non la meritiamo con l'Olimpico, parlando chiaro, però con il risultato un pochino è stato condizionato da qualche episodio. Ma non voglio parlare di favorimento all'Olimpico e favorimento al Milan. Parliamo degli errori che sono costati una stagione per il Milan e forse pure costata mentalmente al Milan, perché il Milan dopo quella partita all'Olimpico si pare è stata ancora sul pensiero nella partita contro l'Olimpico, cioè una squadra che si vede laggiù di morale. Higuain che ha avuto un grande digiuno di gol pure prima della partita contro l'Olimpico, che non segnava, ha ritrovato il gol sabato, è buono per lui, sono contento molto per lui. Io di Gattuso non so che pensare. Sì, potrebbe servire come scossa, diciamo, ma io sto con Gattuso, perché non può un Milan che aveva trovato forse un pochino di morale, non diciamo di alti livelli, però il Milan giocava, come mostrato da gennaio fino a fine stagione nel 2018, il Milan giocato, ha fatto una grande rimonta. Poi ci siamo persi un pochino, come sempre nelle ultime partite, però abbiamo conquistato di nuovo l'Europa League. Un po' l'inizio stagione ha traballato, però poi un pochino si è ripreso. Sì, le assenze durante questo periodo ci sono state, anche se abbiamo fatto a volte delle partite con carattere, però un po' ci sono pesate alcune assenze, però con partite come Frosinone non possiamo dire che le assenze che hanno fatto pesce, perché alla fine avevamo recuperato quasi tutti in difesa, mancava Suso, ma non possiamo dire che si sono pesate le sconfitte e le assenze, forse non. Forse manco nel mese di dicembre si sono pesate. Noi proviamo a fare di meglio in questo mese, l'abbiamo buttato a vento, non lo so se erano i giocatori che vogliono l'esonero di Gattuso o altro. Io però voglio dire che sto con Gattuso, io credo in Gattuso, credo in questo Milan, credo in questo progetto, non voglio dare colpa a nessuno. Per me è stata un po' di mancanza di lucidità in questo mese, la squadra l'ho vista un po', penso pure demoralizzata, soprattutto dopo l'Olimpiada. Spero che ora in questa pausa il Milan si riprende mentalmente. Pensiamo prima alla, se non sbaglio, prima alla Coppa Italia e poi alla Supercoppa Italiana.
la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus e poi altri un po' di riposo e poi si riprende a giocare in campionato e speriamo più liberi mentalmente, che abbiamo più idee, recupera Biglia e questo recupero io sarò molto contento. Speriamo pure in Candara recuperiamo al più presto. Di mercato non ne voglio parlare in questo momento, vediamo qualche giorno di gennaio se riesco a parlare di mercato. Io vi auguro un buon 2019 e buon fine anno e buon inizio anno da parte del mio Instapaccio. Il video finisce qui e ci sentiamo nel prossimo video, nel nuovo anno, e nel bene e nel male, forse Mina, e speriamo di riprenderci al più presto. Dai, Mina.